Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon mercoledì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Papa ha chiesto un atto di clemenza per i carcerati. È accaduto in questi giorni quando, dopo l'Angelus, Bergoglio ha rivolto un appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri di tutto il mondo, aggiungendo quanto vi sia la necessità di una giustizia penale che non sia solo punitiva, ma anche aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il detenuto nella società. Lei cosa ne pensa di quanto ha detto il Papa? Allora, il fatto di reintegrare chi ha commesso dei reati è già di default un obiettivo del carcere, quindi esistono programmi di reintegrazione, di rieducazione sociale della persona che ha commesso un reato. Credo sia assolutamente giusto il fatto di recuperare socialmente le persone che hanno sbagliato. Sicuramente vanno migliorati i programmi che attualmente sono in vigore nelle carceri italiane, perché non sono all'altezza del compito che devono svolgere. Però sono d'accordo con le dichiarazioni. Non penso sia la soluzione corretta depenalizzare i reati minori semplicemente per svuotare le carceri. Penso vadano migliorate le infrastrutture e migliorati i programmi di prevenzione per i reati minori. Mi sembra giusto. Il problema delle carceri andrebbe risolto con un indulto e poi depenalizzare molti reati, anche perché poi la custodia in carcere a volte non serve proprio per certi reati, quindi speriamo che venga accolta dai politici, dal Parlamento, questa proposta del Papa. Quindi secondo lei è giusto che un carcerato venga poi reinserito nella società e aiutato anche a diciamo, non commettere più gli stessi errori fatti in passato? Eh sì, se dimostra che c'è stato un pentimento, che c'è stata una voglia di cambiare vita, perché no? Certo, ci sono reati che non possiamo ignorarli, però altri reati, molti, penso che si può permettere un reinserimento. Ma io penso quelli legati soprattutto a scippi, a piccoli reati che fanno i drogati, e io penso anche alla corruzione, cioè basterebbe che restituiscono il martolto e evitano il carcere, si potrebbe pensare a una soluzione del genere. È un'ultima domanda? È finito? Sì, non ce l'ho. Ma non sono molto d'accordo. Non sono molto d'accordo perché sono d'accordo che i carcerati andrebbero della rieducazione, di tutti questi problemi sicuramente ci sono, che il carcere non è il massimo della vita come rieducazione, come riabilitazione, però io ho per esperienza gente che ruba eccetera, dopo 24 ore fuori, i carabinieri si ammazzano, si fanno un una parolaccia, un culo tanto per prenderli, e dopo pochi minuti, dopo 24 ore sono fuori. Infatti anche loro, lei fa le denunce e non serve niente, perché quindi non sono molto d'accordo con questa, con quanto lui ha detto. Il concetto è giusto, però l'applicazione in Italia specialmente non è certo facile. Io ho l'esperienza, giro abbastanza negli altri paesi, la polizia è molto molto più severa di quanto sia da noi. Anche per le piccole cose ti fermano, so che solo per controllare i documenti ti fa mettere le mani sulla macchina, come si vede nei telefilm in America. Da noi la gente, i carabinieri, o la polizia stradale, o la polizia, o la finanza, quello che è, li prende a calci nel culo e loro non possono dire, anzi sono denunciati perché hanno preso i calci. Per ridere adesso, per esagerare. Nella tua quotidianità ti sentiresti comunque a tuo agio nell'intraprendere dei rapporti, delle relazioni con persone che hanno avuto questo tipo di esperienza, o avresti dei pregiudizi verso di loro? Non è facile non avere pregiudizi, ma bisogna assolutamente cercare di non averne, perché hanno sbagliato, ma non è detto che non possano comprendere l'errore che hanno commesso e quindi condurre una vita
regolare e socialmente accettabile. Sì, sì, assolutamente. Bisogna sempre dare fiducia alle persone, poi magari qualche volta puoi anche rimanere deluso, però la fiducia penso che è indispensabile, soprattutto in queste situazioni. Altrimenti il carcere è inutile, insomma, in una società che non ha senso.